Gaetano Castrovilli, benvenuto nuovamente in Viola Room. Grazie, buonasera a tutti. Quanto è stato importante vincere contro il Napoli la scorsa domenica? E ci dà innanzitutto in questa bevolezza della squadra forte che siamo, di un allenatore molto bravo. E quindi siamo solo che contenti. Che emozione hai provato al vostro rientro quando ci sono stati tutti i tifosi ad accogliervi alla stazione? Beh, come diciamo sempre, è il nostro dodicesimo uomo in campo, quindi siamo stati felicissimi di questo bentornati dai nostri tifosi e siamo subito pronti per cercare di toglierci qualche grande soddisfazione, però una partita dopo l'altra. Le tue prestazioni in campo in questa stagione sono cambiate molte volte, ora stai dando veramente il meglio di te. Su cosa hai lavorato in questi mesi con Mister Italiano? Come ho detto in altre interviste mi ha aiutato molto prima, la prima cosa è la mia famiglia, mi ha aiutato molto. Poi anche la mental coach, ma lo stesso Mister che mi sprona ad ogni allenamento. E tu la performance del mese di marzo e sei tornato a regalare ai nostri tifosi delle bellissime giocate d'autore un po' come hai fatto nella tua stagione d'esordio del 2019. Mancavano a loro, mancavano anche a me. Sono felicissimo e ora devo solo continuare così. A fine gara mh, ti abbiamo visto scherzare con il direttore generale Gio Barone, vogliamo sapere che cosa vi siete detti. Beh, lui si aspettava un mio gol. Spero di farlo in queste partite e spero anche più di uno. Beh, in bocca al lupo allora e voglio chiederti per ultima domanda ehm, come affronterai queste ultime partite, manca veramente poco a fine stagione, insomma, con quale spirito, quale Gaetano Castrovilli vedremo in campo? Sia io che la squadra affronteremo le ultime partite come tutte queste partite che abbiamo dimostrato di essere forti, ma quella cosa che ci deve contraddistinguere è l'umiltà e la forza del gruppo. Bene, grazie mille allora Gaetano, in bocca al lupo.